Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e come promesso, almeno come promesso 3 giorni fa, 4 giorni fa, non me lo ricordo neanche io, avevo promesso che avrei portato un video su Holly e Benji 0, quindi Capitan Tsubasa 0. L'ho promesso, ma come sempre non l'ho fatto, ovvero ho fatto sempre la mia solita promessa che domani avrei fatto un video, bla bla bla. Poi è arrivato domani e domani non ho fatto niente, cosa che succede sempre. Ma siccome oggi ho già acceso webcam e tutto per fare il video del Dream Festival, che non so se avete visto, se non avete visto vedetelo, anche se ho un po' sbagliato con la risoluzione nel montaggio, quindi ci sono un po' dei piccoli errori grafici che possono essere risolti mettendo la risoluzione al massimo. Cioè, bella soluzione del cazzo. Comunque, oggi siamo qua perché? Perché Capitan Tsubasa 0 il 12 settembre aprirà in versione globale. Per globale cosa intendo? La versione globale, cioè versione inglese. Attualmente io sto provando la versione giapponese, quindi non è assolutissimamente, non ve la consiglio per niente, perché non si capisce un cazzo, cioè totalmente un cazzo. Però andiamo un attimo ad analizzare insieme quello che è il gioco, come funzionano i pool e come funziona il gioco. Vediamo se vale la pena provarlo. Onestamente, per quello che sto provando io ora, non è il gioco della vita, non supera Dream Team, ma con qualche piccolo aggiornamento mirato potrebbe addirittura scavalcare Dream Team. Per ora, per quello che è il gioco, non può assolutissimamente mettersi a paragone. Però vada bene di una cosa: 3 giorni fa hanno fatto un singolo aggiornamento in cui hanno già parzialmente rivoluzionato un pochino quello che è il gioco, e già ora è molto più decente paragonato a quello che era prima. Se continuano con piccoli aggiornamenti mirati a dare al giocatore più scelta durante la partita, il gioco potrebbe non scavalcare ma demolire Dream Team. Soprattutto il gioco per ora, da quello che ho visto, è molto free to play friendly, quindi non c'è bisogno di cacciare la lira. Siccome io sono all'inizio e quindi avevo paura di dire cacate, mi sono andato un attimo a documentare se quello che era il mio pensiero fosse un pensiero giusto o mi stavo semplicemente illudendo, perché avendo appena iniziato c'è tanta storia da fare, tanti capitoli, tanti eventi, e quindi era solo un'illusione. Andandomi un po' a documentare su internet, su vari forum anche purtroppo giapponesi, con un po' di traduttore eccetera eccetera, si capisce tranquillamente che il gioco è un free to play in toto. Puoi tranquillamente giocare in maniera free to play, non c'è nessun problema di nessun tipo, anche perché non essendoci il PvP in tempo reale, questa è la pecca del gioco più grande, non essendoci il PvP in tempo reale, il gioco non ti dà neanche quella cosa che dici: no cazzo, devo shoppare, perché altrimenti poi rimango dietro. Diciamo, anche il fatto che non c'è il PvP in tempo reale ti porta a non pensare neanche psicologicamente che cazzo, non gioco per quel giocatore importantissimo, no, è più una cosa molto più rilassata. Ma tralasciando questo, riesci tranquillamente a fare tante di quelle Dream Ball che comunque in linea generale riesce a pullare, riesce a sommare una squadrettina. Ora, voi non ci capirete un cazzo, io ve lo faccio vedere lo stesso. Questa attualmente è la squadra con cui sto giocando. L'account è stato creato 2 giorni fa, quindi a me non è top of the top, però ho sculato tutto il banner World Cup, e in poche parole c'ho tutti quelli che sono usciti finora. Ieri sera hanno messo Morisaki World Cup, quindi c'è il nuovo Morisaki, nuovo, non so se sia nuovo, è un rerun, nuovo Morisaki World Cup, che quindi mi manca. Ora, nel gioco esempio c'è, per ora almeno, c'è una multi gratuita al giorno per 30 giorni. Quindi già questa è una cosa che esempio su Dream Team non mi immaginerei mai, e poi mai, ma poi nella vita, di vedere. Prima di passare al gameplay, facciamo prima una pullata, perché partire dal pull è proprio la cosa più bam, cioè quella proprio che dà l'emozione. Da quello che ho capito finora, il pull funziona così: se durante la scena, prima che escono diciamo le carte, che sono pallini, prima che escono i pallini, mi esce Sanae o Patti, come la volete chiamare, con la bandiera, significa che non esce un cazzo di niente. Nel caso in cui invece esce
Holly che fa il drive shoot da là, significa che esce qualcosa di buono. Quindi, tralasciando che ho fatto 3-4 pull crociati proprio, ho visto sempre Holly. Ho visto solo una volta, purtroppo, Patty che mi ha inculato a sangue perché non mi ha fatto uscire niente. Ora vediamo se esce Holly o esce Sanae. Sto invertendo i nomi giapponesi, cinesi, tutti e due e mezzo. Vai, come va, va, viva la vita. Quindi, vediamo un attimo che cosa ne esce. No, è uscita lei purtroppo. Quindi significa che non esce un cazzo di niente, ok? Allora, come possiamo dire, al posto delle carte qua ci sono i pallini. Se la palla logicamente è Rainbow, è un SSR. Quindi il sistema cambia di poco e niente. Quello che cambia di reale, che come potete vedere alcuni giocatori hanno delle tecniche, quindi vi fa vedere delle tecniche, da quello che ho capito, perché non l'ho ancora capito in maniera perfetta, delle tecniche si possono aggiungere ad altri giocatori, versione migliore e via dicendo. Non l'ho capito in maniera perfetta, quindi non voglio, sì, io sto saltando, non voglio dare false informazioni inutilmente. Gito, ciao, hello. E quindi questo è quello che ci ho capito finora. Ah, SSR, all'ultimo secondo, all'ultimo momento, cesso della valsoia, porca puttana, devi stare a casa tua. Vabbè, considerando che la difesa è quella che mi manca, un 3 stelle in difesa, ci accontentiamo, anche se sei proprio il cesso di casa mia, cioè vuoi dire proprio, ma barca duro bitch, guarda là, sta proprio saltando in piscina, sta... E vabbè. Comunque, in linea generale, il pull è simpatico, non è male. È più bello quando esce lì e fa il drive shoot, però che mi è uscita la puttanella, mi è uscita la puttanella, mi devo accontentare. Quindi ora la mia difesa va a migliorare, perché la mia difesa che faceva schifo, che faceva nettamente schifo, ora andiamo a togliere un pochino questo brovio, questo cesso con le ruote, però non c'ho le monete per potenziare l'altro, e mettiamo l'altro cesso con le ruote, però 3 stelle. Il gameplay del gioco invece è una cosa un pochino più gne, cioè il gioco è quasi tutto in automatico, quindi quasi tutto auto, questa è la picca del gioco. Il problema è che il gioco, anche essendo quasi tutto auto, devi attivare manualmente il full power e scegliere a chi far fare il tiro speciale. In base a chi scegli di far fare il tiro speciale, la squadra cercherà di far avanzare quel giocatore e di farlo segnare. Nel caso in cui quel giocatore abbia il dribbling, eccetera, eccetera, cercherà stesso lui, se gli viene data palla, di dribblare tutto il campo finché non riesce ad arrivare in posizione da tiro, tirare e segnare. Il discorso in sé è che in automatico il full power, se tu metti in automatico il full power, non si attiva. Quindi in realtà, per quanto il gioco sia un totale full auto, il full power, il tiro speciale, devi essere per forza davanti al computer o davanti al cellulare per poterlo attivare. Cioè non è che si attiva in automatico come su Dream Team, metti in automatico e farm in automatico, no. Farm è in automatico, ma se vuoi attivare il full power lo devi attivare a mano. Questo va a significare che, nonostante sia in auto, se non hai una squadra della Madoschella, praticamente i primi quadri potresti anche perderli. Quindi, andando più avanti, che il gioco è basato sulle sfide, facendo un paragone, è come se questo fosse il... facendo un paragone con Dragon Ball. Dragon Ball Legend al PvP. Come Capitan Tsubasa Dream Team al PvP, Dokkan Battle non ha PvP ma ha soltanto PvE con dei tornei che sono contro gli NPC di persone che hanno una squadra. Qui è la stessa cosa, quindi questo è come se fosse il Dokkan Battle di Dragon Ball, mentre Dragon Ball Legend è come se fosse Capitan Tsubasa Dream Team. Spero di aver spiegato bene il concetto tra le due cose. Quindi, siccome c'è questa differenza, questo gioco è molto più incentrato sul farming, il totale farming, e il PvP, non essendo un PvP reale, almeno a me non mi entusiasma in maniera particolare, perché so che comunque sto combattendo contro un NPC, un'intelligenza artificiale, essendo un'intelligenza artificiale non vengo stimolato a giocare al massimo. Il punto è che anche se vorrei giocare al massimo, non posso giocare al massimo. Allora, ora mettiamo un attimo la velocità per 2, perché per 1 è troppo lento. E come potete vedere, io non posso fare niente, posso scegliere solo difensivo,
medio, avanti, aggressivo. Poi fa tutto lui. Fa tutto assolutissimamente lui. Io non posso fare assolutissimamente niente di niente, tranne per quando mi si attiva il full power. Quindi finora, diciamo, fine qua, il gioco è noioso. Ora che mi si attiva il full power, ad esempio, ok, ora che mi si attiva il full power, ad esempio, che l'ho cliccato velocissimo e ho scelto il giocatore in maniera veloce, non ve ne siete neanche accorti, e ho scelto il difensore per errore, praticamente l'hanno fatto avanzare e ha tirato lui. Cioè io praticamente ho tirato con il difensore per errore per cliccare veloce. Quindi automaticamente l'unica scelta che io ho, che io posso fare, è infatti lavare, è normale, ho tirato col difensore, cioè ho fatto la combo, vabbè. Comunque, il tiro speciale è l'unica scelta che io ho in questo gioco. Tutto il resto mi viene fatto praticamente in automatico. Il fatto che mi viene fatto in automatico per me non mi aggrada in maniera particolare. Ecco, ora posso scegliere chi far tirare. Facciamo tirare Holly, ad esempio. Quindi ora faranno di tutto per far arrivare il pallone a Holly. Ha tirato lui, segna pure. Ok, quindi faranno di tutto per far arrivare il pallone a Holly. Ce la facciamo, raga? Ci riusciamo? No, non ci riusciamo. Ok, il quadro è un po'... Ok, un po' più ostico di quello che pensavo. Quindi sceglieranno di far arrivare il pallone a Holly, o almeno ci proveranno in tutte le maniere. Riproviamo. Prendiamo il più forte che c'è. Prendiamo Diaz, va? Che c'è il vantaggio. C'è sempre la storia dei colori, quella non cambia mai. Purtroppo la storia dei colori sempre quella è. Quindi attualmente io ho scelto che la squadra deve passare la palla a Diaz per segnare. Ora, in base a dove parte tutta l'azione, cercheranno di far passare il pallone. Stavolta mi è andata bene perché mi è andato sui giocatori che erano quelli più forti in campo, e quindi sono riuscito a far arrivare il pallone a Diaz. Sono riusciti a far arrivare il pallone a Diaz e Diaz a segnare. Quindi, avendo visto com'è il gioco a rilento, penso che vi posso mettere anche la ultra velocità, tanto non ve ne frega più assolutissimamente nulla. Più o meno avete capito com'è il gioco. Il gioco è in automatico, non avete nessuna scelta decisionale, il problema è quello. Possiamo soltanto aspettare, letteralmente aspettare, che venga fatta l'azione, che il pallone venga intercettato e che venga passato a chi abbiamo deciso per fare il tiro. Quindi automaticamente l'unica cosa che io faccio in questo gioco è praticamente quella di scegliere il tiro, l'azione speciale, e eseguire l'azione speciale. Paradossalmente non posso andare, diciamo, non posso non guardare il gioco come su Dream Team, perché altrimenti perdo. Se non attivo la tecnica speciale e faccio le tecniche speciali, automaticamente vado a perdere. Quindi un paradosso, anche se è un fottuto paradosso, anche se su questo gioco non puoi fare niente oltre che attivare la tecnica speciale e decidere a chi far segnare, devi stare per forza attivo e non puoi non guardare lo schermo, perché nel caso in cui non lo guardi e non attivi la tecnica, perdi. Mentre su Dream Team, è tutto in automatico, possiamo anche non guardare. Ed è, per me questo è un paradosso, cioè è una trollata troppo grande. Questo è un gioco di cui non posso fare niente tranne attivare il full power, lo devo guardare per forza, mentre quell'altro, che è un gioco, diciamo, più completo tra virgolette, posso farmi tranquillamente gli stage. Ops, è volato il microfono. Posso fare tranquillamente gli stage in automatico senza guardarlo. Quindi è un po' un troll sta cosa, è un pochino un troll. Da una parte c'è l'auto nel farming, ma non c'è praticamente l'auto nel PvP, cosa che ci mancherebbe altro che c'è l'auto nel PvP. Mentre di qua c'è l'auto che è uguale, cioè tra un match di serie, che sarebbe il match del PvP, e un match contro l'NPC, quindi attualmente un match di storia come quello che sto facendo, e fidatevi che c'è una squadra bella bombata per la storia. Mi trovo praticamente a dover essere attivo perché altrimenti perdo. Quindi è un paradosso che non mi riesco a spiegare.
riesco a spiegare. Quello che secondo me dovrebbe essere migliorato per rendere il gioco godibile, perché comunque nonostante i personaggi siano, diciamo, deformed, tra virgolette, sono in versione chibi, nonostante i personaggi deformed, quindi non bellissimi da vedere, la grafica non è poi così male, cioè non è proprio così grobbiosa come viene definita, alla fine non è malissimo, le tecniche speciali sono belle da vedere a velocità normale. E quindi non è così male questo gioco, però mi servirebbe, in modo da incentivarmi almeno a me a giocare di più, a giocare a questo gioco, mi servirebbe qualche azione speciale anche al centrocampo e in difesa, in modo che scelgo cosa fare anche al centrocampo e in difesa e mi sento più parte del gioco. Sentendomi più parte del gioco, mi divertirei anche di più sia a giocare, tra virgolette, il PvP contro il computer, che anche gli scenari semplicemente di PvE, quindi contro sempre il computer, però gli scenari semplicemente per farmare. Quindi sarebbe più completa come cosa a 360 gradi. Al momento poter scegliere di poter fare solo il tiro per me è un po' però se questo, diciamo, questo miglioramento è stato fatto 3 giorni fa. Questo miglioramento secondo me è stato fatto 3 giorni fa perché sapevano che se il 12 settembre lanciavano l'app in versione globale, quindi per tutto il mondo, con praticamente nessuna opzione di nessun tipo tranne guardare i giocatori che camminano, penso proprio che li avrebbero sputato tutti in faccia. Quindi automaticamente hanno dato un attimo uno sprint al gioco, mettendo questa opzione in più e migliorando un pochino l'interfaccia di gioco, perché prima era, se ora non vi piace, prima era ancora più brutta. Però questi sono stati i cambi, quindi già è un qualcosina in confronto a prima. Ripeto, se mi aggiungono un'opzione per poter fare qualcosa sia al centrocampo che in difesa, per me il gioco diventa abbastanza completo, perché alla fine su Dream Team un nuovo di cerchietti che comunque si vanno a scontrare contro altre persone e comunque quando avanzano non è che li comando propriamente io, avanzano sempre un pochino a testa di capocchia, quindi in linea generale comunque anche loro avanzano un pochino male, non sono totalmente controllati da me. Se viene migliorato il tutto, vengono aggiunte 3-4 opzioni sia per il centrocampo sia per la difesa e via dicendo, delle opzioni in più, per me questo gioco può valere. Attualmente il gioco non vale molto perché l'unica opzione che ho è quella di scegliere a chi far tirare. Nel momento in cui migliorano un pochino il gioco, quindi oltre al tiro ho anche altre opzioni, quindi posso anche fare tante cose come, non lo so, un passaggio al centrocampo, difesa un pochino più particolare e via dicendo, passaggi filtranti, non lo so, cioè se ne possono inventare 10.000 di cose. Nel momento in cui mi danno delle opzioni in più su cui io posso attualmente giocare, quindi non solo guardare, perché attualmente guardo solo per un tiro, per me questo gioco vale. Attualmente non vale, però ci vedo del potenziale che per ora non è sfruttato. Quindi ragazzi, questa era una mini recensione per quello che ho potuto capire giocando un pochino sul giapponese. Non è la recensione più bella del mondo, non è assolutamente tutto quello che ho detto, non è oro, possibilissimo che ho detto 90% di cacate, alzo le mani, ma questo è quello che ho capito io in questi 3 giorni di gioco sulla versione giapponese. Quando il 12 uscirà in versione globale, magari ci capiremo tutti qualcosina in più. Inutile che vi faccio vedere il PvP, perché il PvP è come se fosse una partita normale contro uno scenario, non cambia assolutamente niente, tranne che la squadra di un'altra persona, quindi non c'è niente di particolare. Il PvP, cioè la selezione del PvP, è questa che ora spunterà, Magamago, e quindi si sceglie l'avversario, si gioca e via dicendo. Logicamente ci sono dei premi, che se devo dire che so a cosa servono non mentirei anche stavolta. Logicamente ci sono dei premi, scegli l'avversario, vai avanti, bla 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 bla. Però il PvP appunto non è entusiasmante, cioè non c'è niente di divertente o di entusiasmante nel PvP.
Punto positivo per questo gioco è che sta seguendo, segue totalmente l'anime, l'ultimo anime che hanno fatto di Holly e Benji, e quindi ci sono le scene prese dall'anime, i disegni presi dall'anime, e quindi è molto carina la cosa, diciamo, che è uguale, perché anche pensandoci in secondo, quando uscirà la nuova stagione e quindi avremo la stagione come i mondiali giovanili under 16, poi successivamente si spera in un World Youth, eccetera, eccetera, ci sarà su questo gioco, diciamo, i disegni ufficiali, le carte con i disegni ufficiali come nell'anime, quindi sarà sicuramente qualcosa di molto bello, perché già avendo visto semplicemente quell'anteprima che hanno dato di Snyder e Genzo, diciamo, un pochino già più cresciuti, quindi under 16, un pochino più bombati in confronto alle versioni proprio bambino bambino, già i disegni sono, almeno per me, piacciono molto, sono molto belli, mi piacciono, e quindi sicuramente mi piacerà anche vederli qui. Qui attualmente c'è Snyder, c'è Genzo versione Amburgo, pure Snyder Amburgo, quindi li vedi, sono fatti bene, non c'è niente da dire. Quindi questo gioco ha delle potenzialità, dipende se la casa produttrice le sfrutterà aggiungendo nuove opzioni o rimarrà il gioco così, ovvero una mezza boiata, perché per ora devi guardare semplicemente lo schermo per attivare il tiro. Se mi aggiungono altre opzioni, io sono a bordo. Se non me le aggiungono, cioè se non me le aggiungono, Dream Team vince su tutta la fascia. O almeno per me questa è la mia idea. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato più o meno un'idea di quello che sarà questo gioco che uscirà il 12. Non è attualmente il gioco della vita, ma è un gioco che si può dare una chance a tempo perso, perché non c'è bisogno di spendere soldi, è assolutamente free in ogni caso, perché fai una marea di pallettine che puoi pullare a go-go, cioè neanche in un'oretta, in 30 minuti fai tranquillamente abbastanza pallette da poter pullare, il banner che costa 3.000, cioè quello là che costa di più. Quindi fai tranquillamente 30 minuti, 3.000 pallette per poter pullare, quindi assolutissimamente il gioco per ora ti dà tutte le possibilità, è abbastanza. Cioè, quella cosa che hai nuove unità da inserire nella squadra ti dà un pochino quella voglia di continuare a provare. Quindi secondo me il 12, quando uscirà in versione inglese, ci si deve dare una prova per un tot di tempo, quindi tenerlo là, magari giocarci giusto le giornaliere, giusto prendere i vari reward, eccetera, eccetera, vedendo se con il tempo gli faranno qualche aggiornamento che lo rende un gioco molto più stabile e molto più entusiasmante. Nel caso in cui ciò venga fatto, io sono a bordo. Nel caso in cui non venga fatto, sarà un account che terrò lì, buttato là così morto, giusto per tenerlo. Ragazzi, per questo video è tutto, spero di essere stato come il Bard. No, un Bard non potrò mai essere come il Bard, di aver spiegato bene come il Bard. Però ci ho provato. Quindi per questo video è tutto, è tutto, è tutto, e ci becchiamo nel prossimo video.